A me quasi dispiace tornare sull'argomento Lazio-Juventus e ve lo assicuro, sarà l'ultima volta che faremo un video dedicato soltanto a questo. Però concedetemelo, volevo portarvi la live reaction per rievocare dei bellissimi ricordi con un bellissimo finale, proprio di quelle cose che ci fanno cazzare come le bestie. Allora, OneFootball, qui sotto in descrizione, come sempre, scaricatevelo perché la Juve tornerà. Campionato tornerà, la Champions League tornerà, la Juventus e vedremo una bella Juve. Mi sento di promettermelo. Promettervelo. E scaricate OneFootball. È gratuito e lasciate un mi piace a questa live reaction che non è andata come volevamo, ma che secondo me almeno 2000 like se li merita. Mettetevi comodi e preparatevi a vedere tutta la mia disperazione per il gol di Caicedo al 90esimo. Spoiler. Ok, grazie Diletta, diceva con noi, assolutamente con noi. Forza Juve, dai, inizia. Questa, allora, minchiate a parte, è una partita importante. Ci servono i 3 punti, così possiamo passare questa pausa tranquilli e consapevoli che le ultime 3 sono andate bene. Quindi dobbiamo veramente fare una buona prestazione e vincere. Dobbiamo vincere oggi. Convincere fa lo stesso, oggi dobbiamo vincere. Poi se vinciamo e convinciamo, tanto meglio. Gol di De Ceglie, probabilmente sì. Sveglia! Dai! Sveglia! È iniziata. Buono, dai. Subito lancio della Lazio. Sì, stiamo tenendo molto palla adesso. Verticale da Rabiot. Bella palla per Frabotta. Bravo Rabiot. Oh no, Morata, l'hai sbagliato! Abbiamo già perso un'occasione incredibile per andare in vantaggio con Morata che non ha trovato l'appuntamento col pallone, non da lui sicuramente. Si gioca. Guarda Rabiot, cavallo pazzo, se vola. Guarda se vola, guarda se vola, guarda se vola, guarda se vola. Bravi. 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 Fermo la quadrella con questo elastico. Vince un rimpallo e via. Tutto lui. Sì, Cri, bella. Per il culo. Abbiamo perso l'opportunità di andare sul cross, eh? Bravo, Bentancur. Sì! Sì! Bella azione. Bella azione. Bravo Cri, bravo Quadrado, bravo Quadrello, bravo Bentancur, bravi, bravi, bella azione. È la nostra azione migliore, eh? È la nostra azione migliore, Quadrado che va a queste cose. Un quarto d'ora veramente fatto bene la Juve, sono soddisfatto di questi primi 15 minuti. Pirlo che sta guidando letteralmente Frabotta, gli sta chiamando tutti i movimenti, tutti i movimenti. Seguilo, sali, pressa, bravo Ronaldo, bravo, bravo, bravo. Ah! Trentesimo gol nelle ultime 25 ufficiali, Ronaldo. Ah, niente. Ah, niente. Non segna. È un problema. Problemone. Gli aerei, gli elicotteri passano sull'Olimpico. Sembrano in casa mia. Adesso Lazio. Bravo, Benta, bravo quadro. Sì, Benta! Che forza! La garra charrua! C'è Danilo che si... in sovrapposizione! Dalla Danilo, dalla Danilo, dalla Danilo, dalla Danilo! Bravo Biccio! Bravo Biccio! Bravo Biccio! Abbiamo perso l'impeto. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo! Il Biccio! La traversa del Biccio! Cioè, incrocio dei pali. Cioè, praticamente incrocio dei pali. Mamma mia. Gran tiro del bicio. Fallo. Dai, bravo, culo. Culo o il bicio da qua? Salva la Lazio. Ancora Cristiano Ronaldo. Chiude il primo tempo con questa faccia qui.
Oh, mamma mia, era bella, eh. Palo di qualche minuto fa e con quest'altra occasione. Era bella. Ronaldo in grande condizione mentre avete visto. Oh, secondo me un ottimo primo tempo, ragazzi. Curare, poi Kulusevski combatte. Arriva Benta, occhio. Esce alla fine, palla al piede della Juve. Anche grazie a adesso c'è da lottare, da soffrire, da star male. Bravo Alvaro. Bravo Alvaro. Bravo Alvaro. Post pausa nazionale. Bravo Kulu. Oh Kulu, cosa ho fatto in mezzo a due? Cosa ha fatto qua il Kulu in mezzo a due? Per il bicio, 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 il bicio. Bravo Kulu. Bravo Kulu. Bravo Kulu. Cambiato il campo, esce Ronaldo. No, felicissimo di uscire come al solito. Sempre felice. No! Quanto se l'era perso De Miral. E anche Cuadrado. Oh, guarda chi entra. Oh, guarda chi entra. Bernardeschi. Oh, guarda che gioia. All'88esimo entra Bernardeschi. Che bello. Alvaro, dovevi tenere botta altri 2 minuti. Dovevi aspettare 2 minuti, Alvaro. 2 minuti. 2 minuti, Alvaro. 2 minuti, Alvaro. 2 minuti, Alvaro. Dovevi aspettare 2 minuti. 120 secondi. Bonucci, dai, hai fischiato fallo. Cosa spiega che hai seguito? Perché? Stai attento, concentrato. Non è mai fallo. Non è mai fallo. Non è mai fallo. L'aveva persa, si è buttato, ma non è fallo. Non è mai fallo, Paolo. Lazzari, 40 secondi alla fine. Pronto per la rimessa con le mani. Potrebbe cercare la battuta lunga, ovviamente. Palla dentro. Sì, De Miral. Ancora Andrea Pereira. Ripropone. Palla in mezzo, a cercare una sponda. Via, Frabotta, va. Buttala. Buttala. 30 secondi. L'ultimo pallone in the box per la Lazio. Con la Juve che invece deve difendere. Palla profonda, a cercare il controllo col petto da parte di Milinkovic. Palla. Bravo, McKennie. Dybala, Dybala, Dybala. Paolo, cazzo, 10 secondi dovevi tenerla. Allora ci sono ancora 15 secondi, ci sono anche due palloni. Ne serve solo uno. Marusic è pronto per la rimessa con le mani. 93-55. Vediamo se la Lazio butta l'ultimo pallone dentro. Correa, numero di Correa. Ancora Correa fino in fondo, fermato Correa. La mette in mezzo Caicedo. Ma va a cagare! Ma va a cagare! Ma va a cagare! 94 minuti. Caicedo al 94esimo pareggio, ancora una volta per la Lazio. Non è più zona Cesarini. Esatto, è proprio la zona che hai seduto. Piero, devi aggiornare le statistiche che hai detto prima, perché veramente la Lazio non recupera dall'inizio del campionato scorso. E questa è una grande azione di Correa, si infila tra i due, un po' leggeri nel raddoppio da Juventus, poi grandissimo gol di Cassetto, perché non è facile, la stoppa col sinistro, si gira col destro, sa già dove la porta. La delusione ovviamente della panchina della Juve, per il gol arrivato dopo il 94esimo. Qui rivediamo lo spunto da parte di Correa, che trova il corridoio in mezzo, riesce a innescare Caicedo, che poi fa tutto benissimo. La gestione del corpo, la frettezza nel piazzare il pallone nell'angolo. Pareggio della Lazio, non c'è praticamente più tempo. Gol che arriva dopo il 94esimo, con la palla che si infila in buca d'angolo e finisce dunque 1-1.